tutti, grazie di essere qui e soprattutto dell'opportunità che ci viene offerta questa mattina per ragionare su quelli che sono i risultati, su quelli che sono gli obiettivi e su quello che è, su quella che è la visione. Per quanto riguarda l'incidenza delle leucemie e dei tumori infantili, al giorno d'oggi sostanzialmente siamo su circa 170 nuovi casi all'anno per milione rispetto a soggetti che hanno da 0 a 14 anni. Questa incidenza è leggermente aumentata nell'ultimo periodo, noi abbiamo un'incidenza che è leggermente superiore rispetto agli altri paesi europei, però tenete presente che nell'ultimo decennio questa incidenza si è stabilizzata su questi valori e non c'è stato ulteriore incremento. Poi l'altra considerazione è che a fronte di un'incidenza aumentata le nostre possibilità di guarire i soggetti affetti da leucemia o tumori oggi raggiunge complessivamente l'80%, cioè 4 bambini su 5 guariscono completamente da queste malattie che fino a 20-30 anni fa determinavano una mortalità superiore al 50%. Quindi dal punto di vista dei risultati terapeutici abbiamo fatto dei passi avanti veramente importanti e adesso dobbiamo cercare di fare gli ultimi passettini che ci portino a guarire ancora più bambini e guarirli tutti sarebbe l'obiettivo finale sostanzialmente. Chiaramente diventa sempre più difficile aggiungere un ulteriore progresso, però quello è il nostro compito e per quello ci stiamo adoperando. Abbiamo assistito a un grande progresso delle terapie dei bambini in questi ultimi 50 anni, ma tutto questo progresso è avvenuto adattando ai bambini farmaci che in realtà non erano destinati a loro, i farmaci cosiddetti off-label. Questo ha comportato una grande attenzione da parte dei medici che hanno mano a mano affinato tutti gli aspetti della terapia. Siamo arrivati a un punto in cui però questi farmaci hanno raggiunto il loro limite e quindi è necessario impegnarsi su un campo nuovo, individuare dei farmaci nuovi, specifici per i bambini, non semplicemente adattati, dei farmaci che vengano disegnati e studiati e autorizzati esplicitamente per loro. Pensate che dal 95 al 2015 la Food and Drug Administration in America ha validato solo 3 nuovi farmaci per bambini in tutti questi anni rispetto a moltissimi per l'adulto, e questo è sicuramente un grosso limite. C'è bisogno sia a livello italiano ma ovviamente a livello europeo e internazionale di accelerare molto l'innovazione in campo farmaceutico per avere possibilità di guarire anche quei bambini che con le attuali terapie non sono in grado di venire fuori dalla loro grave malattia.